Nel suo libro fa riferimento ai fatidici 100 giorni, ok? Questa soglia psicologica. Ecco, che cosa dobbiamo fare in questi 100 giorni se vogliamo garantirci il miglior successo possibile? Allora, in un percorso di merger and acquisition o fusioni e acquisizioni, c'è cioè appunto dopo la due diligence, c'è il momento in quando ti danno le chiavi di casa, no? E normalmente sono i primissimi 100 giorni. Perché 100 giorni? Ma ci sono anche diverse storie dietro appunto questa scelta di questo termine. Però quello che a me ha interessato di più, oppure quello che mi ha ispirato di più, sono i primi 100 giorni che Roosevelt ha dovuto gestire per poter fare il suo New Deal, no? E che poi comunque ti dà il senso anche di quello che tu vuoi fare. Tu arrivi in una nuova organizzazione, ma l'hai acquisita, piuttosto che ti sei messo insieme a un altro gruppo e dovete costruire un qualcosa che avrà un senso, un nuovo deal, no? E i primi 100 giorni erano fondamentali. Nel caso di Roosevelt si racconta che appunto ha gestito X numero di incontri, interviste, ha fatto dei roadshow, ha fatto di tutto per capire quale sarebbe stato quello che sarebbe successo a futuro. E i primi 100 giorni in una fusione e acquisizione sono proprio questo, no? Sarebbe, credo, un po' irrealistico pensare che dopo la due diligence tu hai tutta l'informazione sulle persone, questo, oppure sulle culture delle aziende. Dunque, i primi 100 giorni ti permettono di capire effettivamente cosa ti puoi aspettare dalle persone, ma devi fare delle cose, no? Dunque, normalmente i 100 giorni hanno diverse fasi, no? C'è una fase preliminare dove comunque devi preparare un po' il tutto, ma questo ça va sans dire, tutti lo dobbiamo fare. Però, per esempio, il primo giorno, quello che sarebbe il day one, la settimana numero uno, è fondamentale perché tu stabilisci quello che è lo stile di comunicazione che vorrai comunque stabilire, no? Ovvero, io uscirò con un organigramma, probabilmente, dove le persone che sono lì in attesa di risposte vogliono vedere il loro nome e cognomi, no? Tale per cui non essere pronto con un organigramma che almeno dà le grandi linee guida su funzioni e persone ha un senso veramente negativo quando stai cercando appunto di aggiungere la tua efficacia. Oppure magari è voluto, però comunque devi essere consapevole, no? Un'altra cosa importante che succede durante il programma dei 100 giorni sono tutte le comunicazioni che devi fare. Devi cercare di capire quali sono tutti gli interlocutori, gli stakeholders che comunque ti aiuteranno oppure ti stopperanno nel raggiungere l'equilibrio che poi dovrà essere la fase di integrazione successiva. E dunque è un periodo dove la comunicazione è fondamentale alle persone, ai capi, sicuramente anche agli enti del lavoro che sono vicini a te, piuttosto che ai sindacati, se ci sono, piuttosto che anche ai media. Dunque, tu devi far capire che sei lì a presentare il tuo piano, dove magari non è la perfetta roadmap, però comunque dici: questo è lo stato, abbiamo fatto questo e vorremmo andare di là, no? Dunque, la comunicazione è fondamentale. La cosa però che da un punto di vista di risorse umane diventa chiave è poter capire effettivamente chi è all'interno di questa squadra? Ovvero, nella due diligence normalmente abbiamo gli elenchi delle persone, abbiamo appunto nomi, cognomi, anzianità e gli stipendi, perché sicuramente è fondamentale sapere quale sarà il costo del lavoro. Però durante la due diligence non hai la possibilità veramente di poter parlare con le persone molto, perché dura pochissimo. Invece, durante il piano dei 100 giorni ti devi dare questo tempo, ti devi aiutare effettivamente a raccogliere l'informazione delle persone, ti devi aiutare a capire effettivamente come le persone sono state valutate, ovvero valutate dal punto di vista di performance, di potenziale, quali sono stati gli strumenti, chi li ha valutati, come sono stati usati questi strumenti, cioè tutti aspetti che ti devono aiutare a capire effettivamente chi è a bordo e chi non potrà rimanere con te, perché è fondamentale fare in quel momento un punto della situazione e dire: abbiamo magari 100 persone, e in base alle valutazioni che vediamo o come le stiamo vedendo performare, potremmo avere 80 molto, molto a bordo, molto on board, e 20 magari con qualche problema. Ma i 100 giorni ti devono aiutare a capire chi è chi e con chi puoi viaggiare effettivamente su questa strada. E implica moltissimo lavoro per l'organizzazione, perché la persona di HR, ma anche il management, dovrebbe in quel periodo lì cercare di capire effettivamente la forza della sua squadra. E per me è fatidico, perché tante volte l'agenda è talmente dispersa e piena di cose che, ahimè, a volte l'ultima delle cose che si vede è proprio quello delle persone.
Ed infatti il suo libro inizia proprio con la descrizione, no, di un processo in cui la direzione HR fa un po' la parte della Cenerentola. Sì, vabbè, Cenerentola anche perché un po' se l'ha cercata, credo HR, no? HR in passato ha sicuramente focalizzato la sua attenzione, probabilmente quello che volevano vedere i suoi clienti, che erano i costi, no? Piuttosto che la parte più legata al framework legale dove appunto le operazioni accadono, che sono cose fondamentali. Però quando tu cominci a leggere che più del 50-60% dei mergers and acquisitions falliscono, perché non fanno la delivery dei risultati che vorrebbero comunque vedere tutti quelli che stanno mettendo l'energia, ma ti viene un po' anche facile da capire e dire, beh, probabilmente stiamo facendo qualcosa di sbagliato. E spesso è perché non siamo vicini a capire quali sono i problemi delle persone che dovranno comunque fare questo tipo di lavoro. Dunque, credo che sia un problema di mestiere, parlo di HR e anche di strumenti. Fino ad oggi io personalmente ho visto delle situazioni dove l'HR entra pesantemente, ma in tanti altri dove probabilmente non ha nessuna voce in capitolo. Si deve preparare di più. Parlando di direzione HR, secondo il suo punto di vista, oggi come dovrebbe prepararsi un direttore HR per essere veramente efficace ed efficiente? In questi contesti, Questi parliamo in questi contesti, contesti. certo. Credo che la primissima cosa che deve fare è avere veramente una curiosità enorme per capire l'agenda di comportamento delle persone, no? E da questo punto di vista capire sia quelli che sono i comportamenti dei suoi clienti, che è la linea, perché la linea vuole comunque dei risultati, ma anche delle persone che lui dovrà gestire a futuro. Da questo punto di vista, a volte, credo che non siamo stati in grado a capire bene l'agenda dei nostri clienti, che era quello appunto dell'efficienza, dell'efficacia, comunque ad oltranza o comunque come punto di partenza, e abbiamo tirato fuori il discorso della cultura, di tante altre cose che probabilmente sono importanti, ma che non sono necessariamente le uniche che vuoi vedere, no? Dunque, oggi sicuramente il mondo è cambiato, i manager sono molto più hands-on, molto più vicini alla gestione delle persone, anche perché come ruolo l'abbiamo dato anche a loro, e da questo punto di vista credo che HR dovrebbe poter capire meglio i suoi interlocutori, avere delle informazioni sicuramente che permetta di fare un senso a quello che lui sta vedendo e soprattutto cercare degli indicatori, in modo che una volta che parliamo tutti di indicatori possiamo sicuramente capire. Allora, quali sono gli indicatori quando parliamo di appunto HR in fase di internazionalizzazione? Beh, misurare per esempio che in tanti paesi quando tu incominci una ricerca del personale probabilmente non la puoi chiudere in una settimana, in 2 settimane, in 3 settimane come magari tu vorresti, ma perché la storia ti sta dimostrando che i profili non ci sono. Ed è importante che tu faccia capire effettivamente che non è un problema che la tua squadra non è efficace ed efficiente, è che i profili non ci sono, no? Come fare? Beh, cercare sicuramente dell'informazione, fare dei benchmark, entrare in contatto con altre associazioni che hanno già fatto appunto l'esperienza. Dunque, credo che nessuno in HR si possa permettere oggi come oggi di non guardare quello che succede in giro per il mondo e cercare dei benchmark e cercare comunque del contatto con altri in modo di poter capitalizzare quell'informazione. Dunque, se io fossi appunto un HR che devo entrare in un paese nuovo, beh, cercherei subito un'associazione che fa questo mestiere, cercare di capire dove sono i profili, quanto tempo ci vuole per poter avere appunto le persone a bordo, qual è l'indice di retention che mi devo pure aspettare all'interno di un certo paese. Dunque, cercare veramente di avere indicatori. Questo aiuterebbe soprattutto in fase di analisi, magari non tanto della due diligence, ma sì durante appunto i 100 giorni, di poter aiutare ai managers a capire effettivamente la difficoltà che potranno avere, non solo perché sono difficili trovare le persone, ma perché effettivamente quel contesto è particolarmente diverso o con una competitività che tu non aspettavi di poter trovare o comunque dover gestire in questi paesi. Dunque, indicatori, essere vicini alle attese dei clienti e soprattutto vicini appunto anche ad altre associazioni che ti potrebbero dare appunto delle informazioni rilevanti per il tuo processo. Dunque, non lavorare da solo, questo sarebbe per me il vero punto. Entra in un paese nuovo, cerca comunque aliati, cerca informazione.